l'ordine costituito, insomma non gli interessava il punto di vista del potere, gli interessava il punto di vista delle singole persone. Si appoggiava a un'area di pensiero che contempla l'idea che l'uomo cambi e non che l'uomo sia sempre homo homini lupus. Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre. Fabrizio è stato tra i cantatori italiani quello che ha saputo attingere alle forme più differenti di musica, dalla ballata folk nordamericana, la poesia medievale francese, Brassens, Brel, tradizione francese, tradizione nordamericana, la canzone classica italiana, quindi lui era, dal punto di vista artistico, è stato sicuramente un ricercatore sfrenatamente libero. Ho avuto dei punti di riferimento culturali precisi che a loro volta avranno avuto sicuramente dei riferimenti in questi punti luminosi della storia dell'espressione umana. Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma penso d'altra parte che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere le stesse per molto tempo, se non addirittura per sempre. Alcune passioni letterarie addirittura sono state indicate da Fabrizio. Io ho cominciato a seguire Fabrizio, ad essere catturato da lui con il suo album Non al denaro, non all'amore, né al Cesare, Lee Masters. Era super proibito quel libro in Italia. Parlava della pace, contro la guerra, contro il capitalismo, contro in generale tutta la carica del convenzionalismo, era tutto quello che il governo non ci permetteva di pensare, non dico di fare, di pensare, e mi hanno messo in prigione e sono molto contenta di averlo fatto. Erano ballate senz'altro d'oltreoceano, insomma, poesie tombali, lo sento come un album per quei tempi è assolutamente eretico, ma molto legato alla classicità. E lui infatti si è messo lì tranquillo, con la sigaretta in mano naturalmente, e ha cantato una di queste canzoni dello Spoonweaver. Io imbambolata non sapevo neanche cosa stava facendo, mi sembrava di sognare. Allora lui è stato, vuole che la canti di nuovo, mi ha detto, madonna. Dico, io vorrei che lei la cantasse sempre, che si mettesse lì dove è adesso, ci restasse per tutta la vita a cantarmi sempre la stessa canzone. Allora lui si è messo a ridere, ha capito che era in un ambiente favorevole. Daltonici presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista. Ora in Spoon River, ma in generale Fabrizio aveva simpatia per i truffatori, per i fannulloni, per chi non riusciva a stare dentro il binario. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilaria, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. La canzone dell'invidia per eccellenza, dell'invidia della piccola gente, è Bocca di Rosa, insomma, in cui la giovinezza, la bellezza, diciamo la gratuità dell'amore, anche la leggerezza dell'amore, scatena una specie di violenta reazione sociale, di indignazione delle famose comari del paesino. Appena scesa dalla stazione di Sant'Ilario si accorsero tutti con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Racconta le cose per come sono, ma non fa riassunti, in fondo dire era una squinzia, era una ragazza leggera, così è un giudizio morale, è un'abbreviazione che non porta nulla al racconto e non permette a chi sta ascoltando il racconto di farsi dei parametri, di decidere, di scegliere. Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa.
Tori, sei d'accordo anche tu che è Bocca di Rosa la canzone che gli somiglia di più? Sì, sono d'accordo assolutamente. E del resto lo sto diventando sempre più io Bocca di Rosa. Mi ritrovo alle inaugurazioni di strade, eccetera, col sindaco, la banda, eccetera. Per cui insomma. Ormai. Quindi siamo lì. Il discorso del Santino, insomma, non proprio la Madonna, ma Bocca di Rosa. Insomma. Beh, Bocca di Rosa, insomma. Senti, e perché secondo te la canzone che gli assomiglia di più? Ma perché fa abbastanza parte del suo carattere questo voler essere libero e nel vedere appunto la vita in questo modo un po' trasgressivo, cioè lui lo era proprio insomma, e quindi nel vivere la vita proprio in mezzo alla strada, ecco, non nel suo castello dorato dove la era nato. La vita di strada, la vita dove c'erano di strada. Gli altri, diversi, e quindi, insomma. Sì, no? sì, direi che la cultura che lui rispettava di più era proprio quella che uno viveva sulla propria pelle, e sì, certo, leggendo anche molto, perché lo ha fatto, era onnivoro in questo senso, ma quella che lui rispettava maggiormente era proprio quel tipo di cultura. Ecco, ma questa passione per gli altri, per i diversi, per quelli che in qualche modo sfuggono al cliché del conformismo, dei ben pensanti, era la reazione alla sua educazione? Sì, in fondo sì. E direi che è stata dura per lui i primi anni, proprio perché era un po' trattato come un cialtrone in famiglia, perché non era serio pensare di fare il cantautore, non era una vera professione. Certo. Direi che poi era negli come fare anni Bocca di Rosa, sì, insomma, fare il cantautore. Sì, assolutamente. Negli anni poi si sono dovuti ricredere, perché in effetti se prima Fabrizio era il figlio discolo del professor De André, insomma, e fratello dell'avvocato, eccetera, illustre, e dopodiché si sentivano dire lei è il fratello di Fabrizio De André, al padre di Fabrizio De André, quindi ecco, allora la nostra storia riprende proprio da Genova, da questa casa. A raccontarlo è lo stesso Fabrizio in un servizio realizzato da Mix nel 1982. Vengo da Amburgo, vengo da Francoforte, vengo dalla Sardegna, ma vengo soprattutto da Genova. Genova che ci nasci e ci vivi fino a 20 anni, poi a 20 anni cerca di trovare lavoro. E soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere, ti rendi conto che è difficile lavorarci. Allora te ne vai. E dopo che te ne sei andato cominci a rimpiangere. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi. A Genova c'è un cardinale particolarmente cupo, conservatore, reazionario, cioè una classe dirigente cittadina molto, molto chiusa, molto tosta. È il periodo del governo Tambruni, che era considerato un progressista, all'improvviso diventa il capo delle posizioni di destra, diciamo, e autorizza il congresso del movimento sociale a Genova. Ricordo che andai a fare dei servizi pochi giorni prima che poi esplodesse Piazza dei Ferrari, la rivolta e così via, e sentii in città un'opposizione, no, noi Genova no, perché a Genova? Fatelo a Roma, fatelo da voi, ma a Genova no. Ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del gabinetto. Tamboni se ne va e si apre un nuovo ciclo della politica italiana. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Il padre di Fabrizio fu direttore della Nazione del Resto del Carlino, che erano di proprietà di Attilio Monti, quando quei due giornali erano i due giornali più a destra d'Italia, in qualche modo tra la stampa non schierata. Quindi in realtà credo che il conflitto tra Fabrizio anarchico e un padre schierato in quel modo sia stato molto forte e significativo. Poi il confronto col fratello Mauro, che invece fu paterlineare in qualche modo. Mi sono accorto che in casa ero quello che valeva meno di tutti. Cioè, mio padre ha laureato in filosofia, mio fratello che se prendeva qualche cosa al di sotto del 30 lode faceva il muso per 2 giorni. È normale che in una famiglia del genere uno anche perché ci viene allenato, no? Diventi competitivo.
Allora probabilmente con la volontà di emergere ho scelto un'altra strada, che è stata poi quella della chitarra, per dimostrare a me stesso, ma prima di tutto forse ai miei genitori, al mio fratello medesimo, che io qualche cosa valevo. Aveva in comune anche con me il complesso del fratello. Suo fratello Mauro era un genio, era serissimo, era il primo di tutta la scuola. Mio fratello gemello, poi Piero, era il primo addirittura di tutta la città. Quindi io e lui eravamo veramente rassegnati ad essere le pecore nere della famiglia. Io ho una grande stima di mia madre. È stata sempre il vina vil della nostra famiglia. Se non ci fosse stata lei o fosse mancata lei, sarebbe mancata la colla. Bro. Ci saremmo disuniti tutti quanti. Della Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando. Si pensa a lui come una persona triste, era di un'allegria esagerata, smodata. Era molto divertente, era molto simpatico. Amava il paradosso. Era sempre mai d'accordo, era contro, sempre contro tutti. Gli bastava un'occhiata per sapere qual era l'unica cosa che ti avrebbe mandato in bestia quel giorno, perché ovvio che tu sapevi com'era, quindi arrivavi in studio e facevi gli esercizi spirituali. Io oggi sarò buono, non accetterò provocazioni, qualunque cosa mi dicano io sarò di buon umore. Arrivava lui e ti diceva l'unica cosa che ti faceva incazzare subito. Vediamo come fai a riprendermi così. Come faceva Villaggio sull'ascensore, quelli qua. Mi sembra di avere una mano sotto il culo. No, non è così. Senza pretesa di voler strafare, io dormo al giorno 14 ore. Anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone. C'è tutto un repertorio di Fabrizio che è indecente, quindi non ha avuto la possibilità di essere inciso da qualche parte. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano. È possibile che la sua passione per la vita sregolata, per i vicoli, per la vita minuta della Genova di Angiporto derivasse anche da un suo fortissimo bisogno di uscire, insomma, dal suo punto di vista di nascita, no? E da questo punto di vista Fabrizio è stato il classico traditore di classe. Quella notte che cosa successe esattamente in Via del Campo a Genova? Mi sono invaghito di una persona che lì per lì avrei potuto chiamare Clara o Sabrina. Vedevo si è scoprito dopo un po' di tempo che si chiamava Giuseppe. Mi ricordo di aver contribuito finanziariamente, per quanto mi era possibile allora, a questo suo desiderio, che era quello di diventare finalmente donna. C'erano dei grossi personaggi che giravano nei vicoli di Genova. Manerini era un altro di questi personaggi che viveva questa vita, in fondo, divertente. Fabrizio anche. Ecco, forse per protesta, lo dicevamo anche prima, di una famiglia e di un ambiente conservatore, borghese, Fabrizio va a vivere nei Carruggi di Genova con il poeta anarchico Riccardo Mannerini. De André ha 19 anni, con Mannerini avrà una vita tanto sregolata quanto creativa. Con lui, infatti, scriverà il suo primo concept album, Tutti morimmo a stento. Questo tuo ultimo lavoro non è una serie di canzoni, ma è piuttosto un'opera, una cantata, diciamo. Esatto. E che parla di? Parla della morte. Non della morte cicca, con le ossette. Della morte psicologica, morale, mentale, che un uomo normale può incontrare durante la sua vita. Direi che una persona comune, ciascuno di noi forse, mentre vive, si imbatte diverse volte in questo genere, in questo tipo di morte. In questi vari tipi, anzi, di morte, prima di arrivare a quella vera. Così, quando tu perdi un lavoro, quando tu perdi un amico, muori un po'. Tanto è vero che devi un po' rinascere dopo. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà. Fabrizio rimase molto colpito dalla scomparsa di Luigi Denco, al quale era legato da una profonda amicizia. Di ritorno dal funerale.